Una porta blindata è stata installata a seguito dell'incidente 022-827 per sigillare SCP-022. Deve rimanere bloccata per tutto il tempo, con la sola eccezione della comparsa di una manifestazione di SCP-022-1. La porta originale di SCP-022 è stata distrutta durante l'incidente 022-827, con tentativi di sostituzione finiti in fallimento. Sono state installate delle telecamere di sicurezza per monitorare le manifestazioni di SCP-022-1. Nel caso in cui apparisse una manifestazione di SCP-022-1, i sistemi automatizzati dovrebbero incenerirla nel momento in cui lasciano SCP-022. A questo punto, la porta blindata può essere sbloccata per far accedere le squadre di pulizia. Qualora i sistemi automatici non riuscissero a distruggere una manifestazione di SCP-022-1, le squadre responsabili sono autorizzate ad entrare e a neutralizzarla. In nessuna circostanza può entrare un essere umano vivente in SCP-022, se non per ordine di un addetto del personale di classe 4, a scopo di test. Il personale di classe 4 può inoltre ordinare di catturare e mantenere una manifestazione di SCP-022-1. Ad ogni modo, non devono essere rimossi dalle strutture di contenimento di SCP-022. SCP-022 è un obitorio situato nel seminterrato dell'ospedale in Gran Bretagna. Fino al 1980 non sono riportati casi anomali all'interno dell'obitorio. Rapporti di strane attività furono ricevuti per la prima volta nel novembre del 1990. L'area è stata messa subito in quarantena dalla fondazione, con la versione ufficiale secondo la quale l'intero edificio era inagibile. La ragione per la manifestazione improvvisa delle sue strane proprietà resta sotto osservazione. Periodicamente, un cassetto casuale all'interno dell'obitorio si apre per rivelare un cadavere sotto un lenzuolo. Dopo circa 6 minuti dall'apertura, il cadavere si anima, tentando di lasciare la camera mortuaria. A questo punto, al cadavere viene data la denominazione di SCP-022-1. In alcuni casi, il cadavere è troppo danneggiato o decomposto per uscire correttamente da SCP-022, o anche solo per alzarsi dalla tavola in quale si trova. In questo caso, SCP-022-1 lotta e si contorce sul tavolo fino a quando non spira. Nel caso in cui una manifestazione di SCP-022-1 spiri restando sul tavolo, questo scorre di nuovo nel cassetto, che in seguito si chiude. I rapporti indicano l'evidenza dell'odore di tessuto bruciato subito dopo un evento del genere. La fonte di energia che sostiene le manifestazioni di SCP-022-1 è attualmente sconosciuta. Le manifestazioni non respirano, non mangiano e non dormono, ed i loro corpi non producono calore. Le analisi di un SCP-022-1 dopo essere espirato non hanno rivelato organi anomali o sostanze chimiche, ma sembrano essere sicuramente cadaveri umani. Le manifestazioni posseggono anche una forza fisica che supera quella dei normali esseri umani. Anche se la prova diretta si è rivelata problematica, i ricercatori stimano che l'aumento di forza possa essere di circa 500 N di forza sollevatrice maggiore rispetto a quella che ci si aspetterebbe da un corpo umano della medesima situazione. Le analisi sono in corso per determinare se questo effetto è collegato alla sorgente di alimentazione ignota o se si tratta di un fenomeno completamente separato. Quando le parti dei corpi sono separati da SCP-022-1, la parte con più massa mantiene i suoi effetti, tutti gli altri pezzi divengono inerti. La distruzione della testa o del cervello non neutralizza SCP-022-1, piuttosto la parte inferiore del torso e gli arti restano animati.
La completa distruzione dei tessuti sembra essere l'unico metodo di eliminazione funzionante per i casi di SCP-021. Se lasciate sole, le manifestazioni di SCP-021 spirano semplicemente, ogni movimento cessa ed appaiono di nuovo come semplici cadaveri. La quantità di tempo necessario dipende da quanto sia danneggiato il corpo e dal tasso di decomposizione e può richiedere da 2 giorni a 3 settimane. Le indagini hanno rivelato che i corpi che fungono da SCP-021 corrispondono alla descrizione dei cadaveri segnalati come rubati dagli obitori in tutto il paese. Il meccanismo di questo trasferimento è attualmente oggetto di ricerca. L'aggiunta di un qualunque nuovo materiale in SCP-022 si è dimostrata impossibile fino ad ora. Qualsiasi oggetto che entra in SCP-022 scompare subito dopo il passaggio attraverso la porta, senza lasciare traccia. Include oggetti inanimati e campioni biologici. Vedere addenda 022-1 e 022-2. Fino a quando una manifestazione di SCP-021 possiede una bocca funzionante, una lingua ed una trachea, è in grado di comunicare al meglio con i ricercatori. Vedi registro interrogatorio 022-751 per i dettagli. È stata presentata una richiesta per creare un nuovo ingresso a SCP-022, rimuovendo una porzione alla parete sud. Richiesta in attesa di approvazione. È stato scoperto un mucchio di materiali sul pavimento della stanza direttamente sopra SCP-022. Sembra contenere tutti i materiali inviati in SCP-022, ad eccezione degli esseri umani. Tutti i materiali sembrano essere rotti e logorati. Le parti metalliche sono coperte da grande quantità di ruggine e tutte le parti biologiche si trovano in diversi stadi di decomposizione. I test hanno rivelato che il tempo trascorso dall'inserimento in un oggetto in SCP-022 alla riapparizione di sopra è precisamente 183 secondi. Gli esseri umani che entrano, però, non appaiono nel suddetto mucchio. Al contrario, gli esseri umani che entrano sembrano integrarsi alla camera mortuaria, per poi probabilmente animarsi come manifestazione di SCP-021. Le manifestazioni di SCP-021 sono in genere isteriche, fino a che il personale della fondazione riesce a calmarle o a trattenerle. Queste parti sono omesse. SCP-022-1-2 è stata la seconda manifestazione di SCP-022-1 scoperta dalla Fondazione. La prima è stata distrutta a vista degli agenti della Fondazione. SCP-022-1-2 aveva il corpo di un maschio asiatico, approssimativamente di 54 anni. Il suo torace era stato ricucito, segno di un'autopsia. Identificati, per favore. Il mio nome è John. Che diavolo sta succedendo? È quello che stiamo cercando di capire, John. Come ti sei ridotto in questo stato? Io non lo so. Stavo guidando la mia macchina. Tornavo a casa da... Non importa. Stavo guidando e ho fatto un incidente. Poi, cos'è successo? Niente. Mi sono svegliato qui. Per favore, questo deve essere il... Quindi ti ricordi di aver fatto un incidente d'auto? Poi ti sei svegliato qui nell'obitorio? Hai qualche idea di come puoi esserci arrivato? Io non sono arrivato qui. Tu non capisci... Questo non sono io. Io non sono io. Che vuol dire tu non sei tu? A questo punto, SCP-022-1-2 ha cominciato ad agitarsi ed è stato necessario trattenerlo fisicamente. Questo ha richiesto 6 agenti,
a causa dell'incremento di forza associato alle manifestazioni di SCP-022-1. Alla fine, SCP-022-1-2 è stato calmato e l'interrogatorio è continuato. Adesso, vuoi per favore spiegarmi cosa intendevi? Questo non sono io. Ho visto il mio riflesso nel metallo. Non sono un vecchio asiatico del cazzo. Questo non sono io. Dopo l'ultima frase, SCP-022-1-2 ha iniziato a sbattere la testa contro il muro. Una volta trattenuto di nuovo, ha iniziato ad urlare incomprensibilmente per ore, prima di cadere in silenzio. Ha continuato a lottare, anche se apparentemente incapace di parlare, per altri 6 giorni, fino a che non ha cessato definitivamente di muoversi. Durante questo periodo di tempo, ha continuato a decomporsi a velocità naturale. Un esame del corpo dopo questo interrogatorio non è stato in grado di determinare la causa della morte, dato che molti degli organi interni erano stati rimossi. L'unico danno che non sembrava risultante da un'operazione precedente era la trachea danneggiata. SCP-022-1-5 si è animato poco dopo che D-5619 è stato inviato all'interno di SCP-022 ed è sparito. SCP-022-1-5 aveva il corpo di una femmina approssimativamente di 12 anni, a cui mancava il braccio destro e gran parte del busto. Dopo l'incidente con SCP-022-1-3, tutte le manifestazioni di SCP-022-1 vengono trattenute fisicamente prima di essere introdotte al personale importante. SCP-022-1-5 non ha fatto eccezione. Dichiara il tuo nome, per favore. Cazzo mi avete fatto, bastardi! Dichiara il tuo nome, per favore. Che cazzo mi avete fatto? Noi non ti abbiamo fatto niente. E adesso, per favore, dichiara il tuo nome. Lo sai chi cazzo sono? Allora rinfrescami la memoria, per favore. Sono la cavia che avete appena fottuto. Non dirmi che mi hai dimenticato, dottor stronzo. Tu sei... di 5619? In carne ed ossa. E per la tua informazione, idiota, il mio nome è... Adesso fatemi tornare come cazzo ero prima, o giuro su Dio che vi strappo via quella testolina da intellettuale. A questo punto, dottor... ha fatto a SCP-022-1-5 alcune domande per verificare la sua identità. Anche se la sua identità è stata confermata di essere quella di D-5619, nessun'altra informazione utile è stata ottenuta da SCP-022-1-5. È stato tenuto in una cella di detenzione fino a che non è spirato 2 giorni dopo. Dopo 3 settimane, il corpo di D-5619 si è animato come SCP-022-1-7. In un breve interrogatorio con SCP-022-1-7, ha dichiarato di essere una donna di 89 anni.